Allora, Luca Baldi, presidente Fondascente Casa Rosa, complimenti, una bella serata, tranquilla, serena, toni bassi, siamo stati bene. Dai, ci voleva, dopo già 2 anni di oramai che questa pandemia ci ha un po' allontanato da questi momenti, da queste manifestazioni, è anche il momento poi per ritrovarsi anche tra di noi e fare anche un po' un bilancio, perché poi sono stati 2 anni non facili per tutte le società e anche certe manifestazioni devono portare un po' a condividere un po' quelli che sono i vari obiettivi. Però ecco, nella bellezza di questa manifestazione ho apprezzato il clima sempre casalingo, anche che voi qua riuscite sempre a stabilire cose molto semplici, anche se poi qui stasera c'erano anche personaggi, perché c'era Ruotolo, c'era Coppola del Torino, c'erano dirigenti di società professionistiche, insomma che c'era un bel parterre, però tutto con molto soft. Sì, ma dai, è un po' il nostro stile, anche perché è la volontà della famiglia per far vivere anche a questi ragazzi che comunque stiamo parlando di categorie sorgenti, quindi bambini del 2009 e del 2010 che devono vivere il calcio anche con un po' di leggerezza, no? per arrivare a divertirsi, che è vero sano, la sana competizione che dobbiamo comunque noi società l'obbligo di trasmettergli quando poi giochiamo anche le competizioni importanti. Senti, quest'anno un po' la formula diversa, perché ecco, schiacciati un po' dai problemi del Covid che tutti abbiamo dovuto avere, il torneo sarà concentrato in pochi giorni e chiaramente anche con una formula che mi sembra che anche a inventarla non deve essere stato facile, perché è dovuto da equilibrista. Purtroppo non ci siamo sentita di fare un torneo a carattere nazionale, perché questo è un torneo di carattere nazionale, ma per i noti problemi del Covid non ci siamo sentita di prendere impegni a società e a famiglie che comunque per organizzare una trasferta di un certo livello hanno bisogno anche di tempistiche più importanti. Quindi abbiamo dato un torneo di carattere regionale, hanno risposto in tanti, non avevamo dubbi perché comunque aspettavano questo torneo. Ci dispiace purtroppo che in memoria di Gianluca Signorini, il Genoa, che è la sua società oramai significativa, non possa partecipare, ma comunque stasera si sono mobilitati in 7-8 figure importanti, proprio l'ex menzionato, ma Borrone, che è il fotografo ufficiale del Genoa, c'erano altri personaggi, c'era addirittura Quintero del Pordenone, cioè si sono comunque arrivati un po' dal nord Italia questi personaggi, perché ci tengono, uno, a essere presenti a questo evento, due, perché comunque sono curiosi, perché vorranno sicuramente partecipare il prossimo anno, che lo rimetteremo come la Foriche, quindi carattere nazionale, con un torneo che poi avrà anche nella sua, diciamo, competenza delle giornate più importanti. 20 squadre, tutte di carattere nazionale, però non manca nessuna di quelle più importanti: Fiorentina, Empoli, Pontedera, Pisa, il Tau, che comunque anche se è un dilettante ma è un professionista, il Montevarchi, che è stato una delle sorprese importanti perché comunque non ci aspettavamo questa adesione, poi comunque se stesse da Firenze, tanta serie da Firenze, che sono presenti stasera una cena di presentazione, comunque stiamo parlando di un giovedì sera e che domani comunque dobbiamo andare a lavorare, e si sono impegnati per venire a presentare la società. Questo è il motivo d'orgoglio, grazie anche poi al nostro, diciamo, collaborazione sia con voi della Scanagol, piuttosto che quest'anno anche le altre testate calcio che ci hanno dato una mano, e quindi diamo visibilità a questa manifestazione che poi porta comunque beneficio a tutti. Allora, complimenti Luca, e aspettiamo notizie poi dai campi. Grazie a voi, grazie.